Verdi Avellino è la perla dell'Appennino campano. Un tempo era la strategica parte del grande impero romano. Nei secoli si è trasformata in una città ricca di storia e di cultura, tra le montagne dell'Irpinia. Oggi si presenta così, in tutta la sua bellezza austera. Svela i suoi gioielli architettonici, come la cattedrale di Santa Maria Assunta e San Modestino, la fontana di Bellerofonte, e apre le braccia al tennis e al festoso tour dei Tennis Trophy Killer più Sport. Dal 9 al 13 marzo scorso si è disputata al Country Sport di Avellino la quarta tappa del tour giovanile promozionale, che quest'anno arriva ben 14 volte in Campania. Il club irpino si presenta come una splendida casa dello sport, con le sue piscine, le sue palestre, i campi di calcio e naturalmente il tennis, con i suoi 7 campi da gioco indoor e open. Allora, noi siamo veramente felici di ospitare anche quest'anno il torneo Kinder. Per noi del country ormai è una tradizione, sono tanti anni, e infatti ringraziamo la FIT per averci concesso di avere qui questo torneo. La risposta è sempre buona e quindi il centro si rivitalizza anche grazie a questi tornei. E la cosa più bella è che i ragazzi partecipano con molto entusiasmo, si autocontrollano, infatti ogni anno c'è il premio Fair Play che premia gli atleti che sono stati più corretti nel campo. Oltre 100 iscritti alla tappa Kinder del Country Sport, dagli under 9 agli under 16, tanti ragazzini in campo animati dalla voglia di fare tennis e di partecipare a un evento sportivo che ad Avellino rappresenta tradizione e gioia di vivere. Un fiore all'occhiello del circuito voluto da Federtennis e Ferrero, nato per promuovere la cultura del movimento tra le nuove generazioni e che festeggia anche nella Verde Irpinia la sua 14ª edizione. Siamo al country per una delle tappe del circuito Kinder, una manifestazione, un evento a cui noi abbiamo aderito da circa 6 anni e che, voglio dire, sta crescendo nel tempo, e noi ne abbiamo esperito ogni, anche in questa occasione, dei risultati importanti, non solo la partecipazione quindi da un punto di vista numerico, ma anche quello che è stato proprio il gradimento che in generale si manifesta un po' in tutte le tappe a carattere regionale che noi abbiamo verificato. È un evento questo a cui noi teniamo molto, e da questo punto di vista anche negli anni ci siamo riproposti di seguirlo fino in fondo. Infatti lo scorso anno al Master Nazionale di Roma abbiamo portato ben 12 ragazzini. Oltre che un risultato di natura tecnica, naturalmente questo rappresenta anche un fatto motivazionale a cui noi teniamo molto e che è molto, posso dire, importante per la crescita dei nostri ragazzi. Oltre 100 ragazzini in campo ad Avellino per inseguire il sogno delle qualificazioni al master finale del Tennis Trophy al Foro Italico. Un riconoscimento alle qualità tecniche dei vincitori e dei finalisti dei vari tornei, ma anche ai valori e al rispetto delle regole, che per questo sport insegna ai più piccoli. Sono il vincitore dell'Under 11 maschile, mi chiamo Orlando Santoro ed è la prima volta che gioco contro Mattia e ho vinto 6-3-6-3. Andrò al Foro Italico e sarà la seconda volta, e ci sono andato già l'anno scorso. Il mio colpo migliore in questa partita è stato il dritto. Sicuramente in questo giorno mi è mancata la concentrazione, il mio colpo migliore è stato il diritto. Nel prossimo Kinder mi rifarò e sono contento perché a Roma a fare il torneo ci andrò lo stesso. Mi chiamo Vittoria e ho vinto il torneo Kinder al Country Sport Under 9. La mia giocatrice preferita è Kitova, perché è mancina, e spero, come me, spero che un giorno diventi come lei. Ciao, sono Francesca. Oggi ho giocato sulla terra battuta all'esterno. Ho vinto 6-2-6-0 contro la mia avversaria, che si chiama Amarelli Ludovica. La mia giocatrice preferita è Maria Sharapova. E il colpo che mi è venuto meglio oggi è la battuta. Mi allena il mio maestro Davide Adamo e mio padre, e vengo dal circolo di Sant'Agata dei Goti. Mi chiamo Ludovica Marelli,
Gioco al Tennis Club Napoli e il mio maestro che mi allena è Riccardo Fortunati. Gioco anche certe volte con mia madre. Oggi il mio colpo migliore è stato il diritto e la mia giocatrice preferita è Serena Williams. Sono Ilenia Zocco e ho vinto l'Under 11 femminile contro Sara Russo con il punteggio di 6-1-6-0. È la terza volta che vado a Roma e mi alleno con il maestro Pio Mascolini e mio padre Filippo Zocco all'Olimpia Tennis Irpinia. Abbiamo giocato al coperto sull'erbetta sintetica. Mi dispiace di aver perso, ma comunque sono già a Roma perché ho già vinto un Kinder. E questa è una nuova esperienza di andare a Roma perché non ci sono mai stata. Oggi ho giocato la finale Under 14 contro Giovanna sul green set, che è la mia superficie preferita. E mi sono divertita molto e il mio modello di giocatrice è Simona Halep, mi piace molto il suo gioco e soprattutto la sua tattica. E il mio colpo preferito è il diritto, proprio come quello di Simona, e il mio modello è il suo. È stata una bella finale persa al terzo set, però si impara anche dalle sconfitte. La mia giocatrice preferita è la Pliskova e vorrei giocare come lei, ed è quello che appunto mi insegna il mio maestro Vittorio Vecchiarelli al mio circolo Sporting Tennis Team, e la prossima volta cercherò di giocare meglio, di non mollare e provare a vincere. Rispetto per l'avversario e per le regole del gioco, quindi valori più importanti dei risultati e degli incontri. Così il Kinder ha trasformato il premio Fair Play nel momento più significativo di ogni torneo del tour. Al Country Sport Avellino il giudice arbitro Malena Nazzaro, coadiuvato dagli assistenti Letizia De Bartolomeis e Stefania De Franco, ha assegnato il premio all'Under 16 Alessandro Taccone, esemplare per correttezza, educazione e sportività. Mi chiamo Alessandro Taccone e gioco nel Country Tennis Avellino e ho vinto il premio del Fair Play. Ho vinto questo premio perché, come ha detto già il mio maestro, sono un ragazzo vivace e nei momenti di difficoltà non mi riesco a controllare e cercherò sempre di dare il mio meglio. Oggi ho giocato l'Under 16 femminile qua al Country Sport, dove mi alleno quotidianamente. Ho giocato contro Molinario Manuela, la quale purtroppo non è presente perché si è dovuta andare. È stata una partita molto combattuta, soprattutto al primo set che è finito 7-6, 7-3 al tiebreak, e il secondo set è finito 6-1 per me. È stata una partita molto combattuta soprattutto sulla diagonale del diritto, perché appunto ha giocato molto bene. Mi sono molto difesa, ho giocato più palle alte e le poche volte che sono andata a rete sono riuscita a chiudere, quindi sono contenta appunto del risultato e di aver giocato fino all'ultimo. Sono del circolo Olimpia Tennis Irpinia e io abito a Caposele, in provincia di Avellino. Sono contenta di aver vinto, ringrazio il mio maestro che si chiama Mascolini, Pio, Pio Tommaso, e vabbè anche Sofia che mi allena, e anche tutti i miei compagni tennis e i miei genitori che mi accompagnano, sono sempre disponibili e vabbè mi aiutano nei momenti più difficili. Vengo dal circolo tennis Moiano, il mio maestro si chiama Melissa Michele e ringrazio mio padre che mi accompagna a ogni partita che faccio. Mi chiamo Francesco Ferrari, ho vinto 6-3-4-1. Il mio allenatore è Saverio e Vittorio. E andrò a giocare a Roma. Il mio colpo migliore è stato il rovescio. Mi chiamo Luca Schiavone e sto qui a Country Sport ad Avellino. Ho giocato sui campi coperti in erba sintetica e l'ho persa. Però mi sono divertita lo stesso. Ho vinto con il punteggio di 7-5-6-3 giocando un match molto buono. Mi alleno al TC Battipaglia Eboli, il mio maestro è Paolo Bianchini e il mio giocatore preferito è Roger Federer. Il mio circolo è il TC Boiano 2, il mio maestro Oreste Colalillo, il mio giocatore preferito è Svere. E ho vinto la finale del torneo Kinder di Avellino. Abbiamo giocato su una superficie play-it. A me piace molto giocare su questa superficie perché mi alleno con il maestro Pio Mascolini proprio sul play-it, su questa superficie. E ho perso e mi alleno con il maestro Ragusa Salvatore sulle superfici play-it in cui mi ci trovo.
E il mio giocatore preferito è Federer perché tecnicamente per me è un fenomeno. Mi alleno al TC 2002 di Benevento insieme al mio amico Francesco che oggi ho dovuto sfidare in finale. Non è stata facile, però sono riuscito a vincere. Penso di poter fare meglio, però sono contento della mia prestazione. Non ho giocato al mio massimo, però comunque sono contento di essere arrivato in finale e spero di fare meglio negli altri tornei Kinder. È stata un'ottima partita anche perché il mio avversario ha giocato molto bene. Questi vari risultati in quest'ultimo periodo l'ho avuti grazie al mio circolo che mi sostiene e al mio maestro Antonio Pepe. Oggi lui sicuramente ha giocato meglio di me, soprattutto nei momenti importanti. Secondo me ho sbagliato a leggere la partita e avrei potuto fare qualcosa di più. La festa di premiazione ha concluso l'allegra settimana del Tennis Trophy al Country Sport. 11 vincitori, 11 finalisti, il Fair Play e lo spettacolo dei baby under 9 in campo hanno reso il torneo alpino bello e indimenticabile. Avellino saluta e dà appuntamento all'edizione 2020. La città del verde è ormai anche la città del tennis.